Buondì, eccoci qua. Allora, se ieri era una cartolina, anche oggi è una cartolina, abbiamo scelto di salire leggermente per mostrarvi la città in questa mattinata e come vedete finalmente è cessato il fastidiosissimo vento che ieri ha causato ancora qualche intervento dei vigili del fuoco qua e là, arriva già l'aliscafo, ragazzi, quindi un po' quasi, sì, siamo un po' in ritardo, o in anticipo lui o siamo in ritardo noi, vabbè. Buongiorno, freschino però, 7 gradi questa mattina, 7 gradi al risveglio, devo dire che è un risveglio frizzantino, ecco, diciamolo così. La cupola del Duomo e la città, Virna è la prima che ci porta i saluti e buongiorno, buongiorno a tutti, siamo proprio sul affacciati sulla salita Peltrera, che poi questa qua l'abbiamo già vista più volte, no? Quella che porta su anche a Brunate, adesso vi faccio vedere appunto anche le zone che si possono raggiungere. Fernanda, Rita e Alessandro, buongiorno, buongiorno anche a te, buongiorno a voi. Sì, da qui si gode di una vista davvero splendida, bellissima cartolina, affaccio lago, Fabiola. Elisabetta, buongiorno, 7 gradi, non so, diteci anche la vostra, da dove ci scrivete, ma credo che stamattina veramente frizzantino. Paola da Ferrara, Elisabetta, poi Flora, Rosina, Luisa, che è una era meraviglia, Luisa, sì, qui è un posto dove non sbagli mai. Giuliana e Marina, poi c'è Marilena, poi c'è Enrico, poi c'è Stefano, Elisabetta, sette mo anche a Monza, quindi anche a Monza è freschino, Elisabetta, Mary e Valeriana da Seregno, Anna da Senigallia, un saluto, buongiorno Anna, Maria, Grazia e poi Teresa e poi Loredana e poi Giancarlo e poi Enrico, 7 gradi anche a Moltrasio, quindi siamo allineati questa mattina, Monza, Como, Moltrasio, Orazio, Canossa, auguri a me, 66, auguri al nostro amico Orazio. Buon compleanno, buon compleanno. Ciao Sandra, un saluto a Lori, Ferrara Paola 7, molto bene. Ciao Rudy, Ines, Italo, buongiorno. Allora, il nostro amico oggi che compie gli anni, davvero tanti auguri. Maria Grazia, Monica. E quindi davvero tanti tanti cari auguri al nostro amico appunto che festeggia il suo compleanno quest'oggi, Orazio. Orazio, ciao, tanti cari auguri a te, buon Margherita, 17 gradi in Sardegna, perbacco. Lorenza e poi Fabrizio, ciao Fabrizio, Elisabetta, Orazio, gli auguri allora a Loredana, Mara, Rosina, a poi Margherita, Damiano, Monica, 10 Agriante, beh, un po' più caldo. Maria Grazia, buongiorno, Monica, Sandra, Orazio, quindi auguri, caro Orazio, c'è Ilaria, c'è Monica, allora auguri a Orazio che oggi festeggia 66 anni, ci ha voluto dire anche, vabbè, l'età. Stefano, Sandra, Lorenza, Luisa, quanti auguri che fioccano al nostro amico. Poi Emanuela, un saluto anche a te, Raffaella, Cinzia e Anna Maria, buongiorno. Beh, insomma, Orazio, cari auguri, sei un componente storico, diciamo, della nostra famiglia, da sempre ci scrivi e ora ti facciamo noi tanti tanti cari auguri. Eudokia, Fabiola, Anna Rosa, il poeta, vento freddo ha accarezzato il lago. Come un dipinto d'autore, oggi le immagini. Sempre grazie, caro. Ciao poeta, un abbraccione. Grazie a te, Mario, Katia, Raffaella e Cecilia dalla Svizzera, ma anche Anna a Senigallia, 7 gradi, vento fresco anche lì, quindi nelle Marche. Serafino da Carlopoli, poi Giacomina. E buon compleanno ad Orazio anche da Mariolone e Paola con le torte. Anna Rosa, ciao Orazio, davvero ti facciamo i più cari auguri di un sereno buon compleanno a te. Sei uno dei componenti appunto storici della nostra banda, diciamola così. Elena e Loretta, arriva il sole, Loretta sì, ma fa un freddino, ragazzi, mamma mia. Eudokia e Sara, auguri ancora. Carmen e Cecilia, Marilena, anche lei, tanti auguri, caro Orazio. Allora, di un buon compleanno quest'oggi a te e il tuo giorno, dicevo, della zona che siamo venuti questa mattina, la salita Peltrera, di qui si sale e si va su fin a Brunate. Poi c'è Maria Luisa, Italo, auguri, io compiuti da poco. Ecco, allora auguri anche a te. Ecco, da qui, come vedete, si va al Carescione, che è la via intermedia, poi anche al Falchetto di Brunate e anche al Monte Piatto. 3 ore di cammino. 3 ore, sì, avete visto bene, 3 ore di cammino. Va bene, perfetto. Allora, un saluto anche a Flora, auguri.
al nostro festeggiato Emilio, Adriana, Concetta, Valeria, tanti auguri, felice compleanno a Sersale, anche lì vento freddo, cammina, cammina. Ciao Loretta, e poi Anna Rosa, Elena e Ruggero, Luigi da Caccivio, Rosa e Andreina, buongiorno, buongiorno anche a voi. E Valeria, l'abbiamo salutata, no, ciao Valeria, Flora, Emilio, Vilma, Maria Luisa, Italo, allora anche a Italo facciamo gli auguri sia pure in ritardo. Ecco, da qui mi ricordo eravamo a dicembre, alla vigilia di Natale, abbiamo fatto vedere l'illuminazione della cupola del Duomo, è stato sì un bellissimo momento. C'era anche la nostra amica Emanuela, tra l'altro, qua in zona, quindi eravamo qui a vedere, ecco, questo è lo stesso punto dove si è illuminata la cupola del Duomo. Allora, per le ma Luisa, sì, ma 3 ore, ma ascolta, ma 3 ore, ma per quelli che camminano, Luisa, non per quelli scarsi, no, non scherziamo. Rossano e Paola, Jean, Maria Rita, e poi abbiamo avuto anche Rosa, Luigi, Ruggero, Salvo, Milena, Samantha, Gianna, Paola, Orazio, Marica, buongiorno fresco, Katie, come 4 gradi ad Albiolo. Vabbè, ce ne sono 7, quindi vuol dire che Albiolo è freddino, è quasi come inverno, Katie. Poi Giusy, Antonio, Rita, Luca, buongiorno, da Novara, 4 gradi. Ah, anche Olgiati ci ha scritto il nostro amico, 3 gradi, addirittura 3, Ruggero, 4 ad Albiolo. Ah, perbacco, la zona dell'Olgiatese è ancora più fredda, allora. E poi Antonia, come sempre, un abbraccione a lei, ad Antonio da Mariano un salutone, Rudy, Marco, quando organizziamo un buongiorno dal Monte Piatto? Va bene, andiamo avanti. Buongiorno Rosy, 6 gradi a Cantù. Rosina, Ciapala, meglio, ecco, infatti, ecco Emanuela, con la funico. Eh no, ma no, al Monte Piatto bisogna arrivare su, No, impossibile, impossibile. Mi ha detto Claudio Casartelli, che è venuto ieri a trovarmi, presidente di Confesercenti, che è bellissimo il Monte Piatto, vuole portarmi sempre. C'è anche Luca Gaffuri che mi vuole portare al Monte Goi. Sono tutti cari amici, li voglio bene. Ciao Lidia, buongiorno a te. Brr, sì, Sonia, Cinzia, Lino, Gisella e Dolores, 4 gradi, buongiorno, un abbraccio a te. Dolores, un stupendo panorama, guarda che bello, bellissimo, bellissimo davvero. Si spazia da Villa Olmo, aspetta, c'è la tettoia che un po' ci incopre, vabbè, comunque si spazia da Villa Olmo, stadio, giardini, centro, Duomo, Spina Verde. Ecco, soprattutto ragazzi, guardate che non dimentichiamocelo, abbiamo anche un polmone verde che è bellissimo, che è quello della Spina Verde, che ci porta fin lassù al Baradello, eh. Allora, un salutone a Dolores, a Miriam, a Silvana, ad Angela dalla Germania, a Monaco, sta nevicando. Sta nevicando, ho visto bene. Ma riguardo il vostro, ho visto bene, sta nevicando a Monaco. Ciao Caterina, Anna in 7,5, certo, Silvana da Albate, è vero, anche mio figlio è andato in vacanza, in gita, scusa, in Germania. Angela mi ha detto ieri sera, acqua a Catinelle, a Norimberga, quindi buongiorno a Cosimo, buongiorno anche ad Orazio, suonano i campani. Orazio, grazie ancora a te, auguroni, tanti auguri anche a Italo che li ha festeggiati nei giorni scorsi, a Malvina, a Rosa Maria, ad Adriana. Buongiorno anche a te Adriana da Montano, grazie, ciao Cosimo, l'abbraccio a te, ad Angela, Caterina e Concetta, in effetti a Ini 7,5, Tagheresun, oggi neve, incredibile Angela, incredibile. Vabbè, comunque appunto mio figlio ieri sera mi diceva acqua a Catinelle, a Norimberga, veramente sera molto complicata, e beh, quindi oggi la neve a Monaco addirittura. Tommy, buongiorno, che bello far colazione con queste immagini. Bene, sono contento che qualcosa serviamo. 4 gradi ad Albiolo, incredibile. 3 ad Olgiati, ancora peggio. Mamma mia. Ciao Sergio, buongiorno dal Friz di Erba. Qui a Livigno, no, a Erba 5 gradi. Ecco, infatti sembra quasi di essere a quei punti lì. No, Livigno è poi sotto tanto, però va bene. Ciao Friz, un abbraccio a te, a Dolores e a Giancarlo. Super, e grazie per la passione che ci metti tutte le mattine. Tagliaresun, Giancarlo. In effetti, a pensarci bene, tutte le mattine, tranne qualche rara eccezione, ci siamo sempre. Ma ci siete anche voi, la cosa più importante è voi. Grazie a Dolores, perché se non ci sono io ce n'è un altro, le cose si passano ovviamente. Ciao comunque a Dolores, un saluto alla Sciura Ornella e a Rita. A Nicola, Giancarlo ti saluto e ti ringrazio. Michael e Norina, ciao davvero.
Sei fantastico, saluto dalla Val d'Intelvi. Michael, chissà quanto fa freddo in Val d'Intelvi. Non ho chiesto prima alla nostra amica Graziella, non so se ce l'ha scritto. Vabbè, ah, eccola qua, Graziella, buongiorno. Quanti gradi avete? Fatelo scrivere al volo, al volo, al volo, che faccio in tempo. Se mi dici, beh, saremo lì, 4 o 5 gradi anche in Val d'Intelvi. Ciao Michael, Norina, Graziella e Chiara, buongiornissimo a voi. Va bene, una bella cartolina anche oggi, quella che vi abbiamo dato. Spero nei prossimi 2 giorni di portare le nostre donne del mattino e Sandra, mi veniva il nome, e Sandra e la Sciuronnella nei prossimi 2 giorni per farvi portare i loro saluti. E intanto gustatevi questa cartolina che è davvero splendida, da qua sopra, la zona che porta su alle Baite. 3 ore al Monte Piatto. Già solo a vedere mi sto male. Zona dell'Olgiatese, siamo alti di metri. Infatti, Di Marco ce n'è uno. Ma va, ciao Dolò. Grazie. Anita, Chiara e Monica, grazie a tutti voi. Ragazzi, con il freschino di stamattina. Buongiorno a Tiziano, oggi sarò a Lanzo. Che aria tira? Fredda. No, fredda nel senso freschina, Tiziano. 4 a Cucciago, Anna Rosa, Opperbacco. Ciao Anna, buongiorno anche a te. Un saluto a 4 gradi, anche lì non è male, eh. Pia, buongiorno. Ciao Tiziano, quindi vai a Lanzo, prendi una riettina fresca. Grazie a tutti, davvero. Buongiorno con questa bella cartolina da Como. E grazie a voi della simpatia davvero che ci mettete tutte le mattine, siete stati veramente anche oggi gentilissimi, eh? Grazie, grazie. Ciao Anna, buongiorno a tutti. Vabbè, credo che in Val d'Intelvi anche lì sarà freschino, assolutamente quest'oggi. Grazie, un saluto a voi. Ciao anche a Gio, che sta per Giovanni, credo. Buongiorno e a domani.